Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui, sia per quello di cui si parla, sia per il luogo, perché a 4 anni dal sisma sì, possiamo constatare con dispiacere che molte cose ancora non vanno, ma mi pare che sia un luogo che ha voglia di futuro. E chiaramente quello che può dare il turismo sostenibile è a nostro avviso qualcosa di molto, molto importante. Credo che forse valga la pena di ricordare la parola chiave che come ASVIS abbiamo impostato quest'anno: è l'ora di agire. C'è stato un momento di riflessione lungo dovuto a questa tegola che ci è capitata sulla testa e che ancora sta lì in bilico. Non siamo usciti dalla crisi nella quale siamo entrati a inizio anno. Bene, questa situazione dobbiamo guardarla con un occhio al futuro, e quindi bisogna avere visione, ma anche avendo presente l'oggi. Prima notavo con piacere, qualcuno è intervenuto poco fa, parlare di conoscenza del territorio, di tutela e anche di economia. Qui bisogna essere molto attenti perché le aree interne, nonostante quello che qualcuno ipotizza a livello di megatrend, dovrebbero cedere terreno nel futuro e portare un addensamento della popolazione nelle pianure, nelle megalopoli. C'è qualcuno che sostiene che il 75% della popolazione vivrà nelle grandi metropoli e il resto sarà sostanzialmente abbandonato. Io non ne sono sicuro che questo accade, e comunque non mi piace, nel senso che il territorio deve giocarsi la sua partita e non è detto che non trovi, visto che la tecnologia oggi ci offre un sostegno, perché la connessione è un fatto importante che abbiamo potuto e dovuto toccare con mano durante i periodi di lockdown, e allora il territorio diventa tutto importante, tutto può essere valorizzato, e quindi questa è una sfida che va diciamo affrontata per intero. Ho parlato prima di economia e lavoro richiamandomi a interventi precedenti, perché una quindicina di giorni fa, io mi occupo all'interno dell'ASVIS, del segretariato dell'ASVIS, del gruppo 8 che si occupa di economia e lavoro, quindi sono abbastanza sensibile a tutta una serie di questioni. E quello che avevo colto con interesse era qualche frase di un piano giovani che è stato presentato al Presidente del Consiglio 15 giorni fa e che per economia vi rileggo, perché mi sembra che ci siano molte delle cose che a noi interessano. Il piano è un piano che tende a mettere al centro dell'attenzione la questione dei giovani, perché i giovani in questo Paese soffrono una grande difficoltà, hanno sete di futuro, perché il futuro è fondamentalmente loro, ma oggi il Paese non dà delle risposte adeguate. Allora vi leggo quello che viene scritto nel piano giovani a proposito dei nostri temi, non l'avrei richiamato in altro modo. Chiediamo che nuovi itinerari permettano di riscoprire e collegare piccoli borghi, siti di interesse artistico
e culturale meno conosciuti e bellezze naturalistiche. In tal senso chiediamo che siano realizzati nuovi investimenti per la creazione di piste ciclabili, di sentieri organizzati e collegamenti infrastrutturali. Proponiamo una maggiore promozione per ogni regione italiana di itinerari e mete di viaggio alternative al turismo di massa per incentivare la scoperta delle bellezze del territorio e un turismo di prossimità più sostenibile e ridurre nel contempo i fenomeni di sovraffollamento turistico. Proponiamo che vengano creati e promossi nuovi itinerari di viaggio lungo piste ciclabili e sentieri organizzati, che vengano migliorati i collegamenti infrastrutturali per raggiungere appunto queste mete, specialmente nelle regioni del sud. Ora qui, diciamo, da un punto di vista geografico non ci troviamo nel sud ma nel centro Italia, ma la situazione non è molto diversa. Allora io penso che queste cose che ho appena letto siano molto importanti e che sia forte l'attesa che c'è da parte dei giovani. Se mi permettete una divagazione a proposito della organizzazione delle nostre scuole, adesso tutta l'attenzione è rivolta al distanziamento, come è giusto che sia, io vorrei fare un passo indietro e preoccuparmi per esempio di quello che in un normale anno scolastico accade intorno a gennaio, febbraio, marzo, è l'organizzazione delle gite scolastiche. Allora, una percentuale molto elevata delle gite scolastiche viene indirizzata oltre confine. Io non ce l'ho col fatto che i giovani scoprano delle cose di interesse nel mondo, però forse si possono fare passi diversi e le scuole, per esempio, potrebbero tenere in considerazione un territorio che è pieno di cose di grandissimo interesse e che avrebbero il pregio di fare massa critica anche rispetto a quello che dicevamo poc'anzi, che riguarda l'economia. L'economia è un elemento importante, perché altrimenti i luoghi si spopolano, non è che vivono solo di pensieri belli, di sostenibilità. Noi siamo molto contenti che la sostenibilità, che in passato era un argomento alla Quintino Sella, elitario, sabaudo, oggi sia una parola d'ordine sostanzialmente collettiva. Diciamo, giustamente se ne è appropriata anche Ursula von der Leyen, e quindi oggi diciamo la rotta europea sembra indirizzata molto in questa direzione. Però sostenibilità è anche altre cose, forse più piccole ma di grandissimo di rilievo. Quindi credo che ci sia da fare molto. Noi siamo molto contenti come ASVIS del contributo che il CAI ci offre, un contributo non di presenza formale ma sostanziale. Crediamo che Sentiero Italia sia la metafora del cammino che attende questo paese, e quindi in sostanza il fatto che riesca a innervare, perché giusto, è una spina dorsale delle Alpi e dell'Appennino, forse dell'Appennino un po' meno, forse qui bisogna lavorare di più di quanto è stato fatto sulle Alpi, dove diciamo il turismo è materia antica. Qui diciamo c'è stata un po' di pigrizia, non mi riferisco ovviamente ad Amatrice. L'Appennino va scoperto, perché l'Appennino ha delle cose molto belle che possono essere dare un futuro a tutti. Vi ringrazio molto.